L'attività di fotoablazione consiste in una completa rimozione dell'epitelio contaminato. Nella zona fotoablata si ha la naturale formazione di un biofilm di cheratina sopra la zona trattata che protegge la gengiva sottostante e favorisce una rapida guarigione. Questo biofilm può essere evidenziato con la sorgente LED diagnostica che emette una luce a 405 nanometri, evidenziando una specifica area luminosa, una fluorescenza, che consente all'operatore di valutare esattamente l'estensione della gengiva trattata. L'attività di fotoablazione produce anche un'azione di emostasi, ovvero di chiusura dei vasi sanguigni, che rende difficoltosa la disseminazione dei microorganismi per via sanguigna. L'irradiazione laser non necessita della pratica dell'anestesia, con ovvi vantaggi per il paziente e per le prospettive di una rapida guarigione. La chiusura dei vasi sanguigni e l'eliminazione del tessuto gengivale contaminato favorisce le procedure di SRP, ovvero scaling and route planning effettuate, in quanto consentono di avere pochissimo sanguinamento e di ridurre la possibilità di disseminazione sanguigna dei germi parodontali. I batteri e le loro tossine, i lipopolisaccaridi dei gram negativi, possono insinuarsi anche in zone non raggiungibili dall'azione ablativa del laser. Vedi, per esempio, la superficie radicolare interna oppure il tessuto che circonda il dente. Sostanze antisettiche fotoattivabili. Queste sostanze posseggono particolari proprietà fotochimiche che le rendono particolarmente versatili ed efficaci contro i microorganismi patogeni orali. Esse infatti assorbono la luce a specifiche lunghezze d'onda, eccitandosi e producendo radicali liberi dell'ossigeno con potente azione antibatterica. Queste sostanze fotoattivabili sono state appositamente formulate per facilitare la loro penetrazione nei tessuti gengivali e dentari, addirittura all'interno delle cellule parassitate dai microorganismi patogeni. L'Associazione Combinata di Terapia Laser Fotoablativa e Fotodinamica si è dimostrata, attraverso le ricerche scientifiche, istologiche e cliniche pubblicate su riviste mediche internazionali, molto più efficace delle procedure odontoiatriche convenzionali nel guarire la parodontite, eradicando definitivamente i germi patogeni e quindi i segni ed i sintomi di infiammazione gengivale, con la completa scomparsa delle tasche parodontali anche molto profonde. Ciò rende in molti casi superflua la chirurgia gengivale ricostruttiva, con un evidente vantaggio per il paziente e per il dentista.